Incipit di Wu Wei, L'arte di vivere del Tao, di Theo Fischer. Traduzione Maria Francesca Meneghini, edizioni Ellin Selae. C'è un'arte che ci permette di comprendere che cosa siamo. Da questa comprensione nasce un modo completamente nuovo di agire, Wu Wei, cioè agire senza interferire, attraverso il lasciar accadere. È la capacità di cedere il timone della vita a quella forza che è una dimensione di noi stessi e che Lao Tse un giorno ha chiamato il Tao. Prefazione. Cara lettrice, caro lettore, per favore non si aspetti da questo libro nessuno sguardo retrospettivo alle origini del taoismo. Tanto sia detto, esso ebbe origine in Cina e si ritrova ancora oggi, con gran parte della sua sostanza, nel buddismo zen giapponese, non più però nella sua forma semplice originale. Se siete interessati alla storia del Tao, potete leggerla nelle opere di alcuni autori. Anche le traduzioni dei testi di Lao Tse e Zhuangzi forniscono ampiamente conoscenze sul significato e il contenuto spirituale del Tao. Nei capitoli seguenti io voglio trasmettervi l'essenza del Tao, cioè la pratica di vita. Volere o non volere, devo qui infrangere un tabù al quale si sono attenuti fino a oggi tutti i maestri del taoismo: informare sull'utilità legata a una vita nello spirito del Tao. Questa riservatezza è la causa principale per cui questa millenaria sapienza orientale non è ancora penetrata nella nostra vita quotidiana. D'altra parte, la ragione del tacere sull'alto grado di utilità di questa forma di vita era nel fatto che la sua pratica deve avvenire senza motivo, senza l'attesa di una ricompensa e senza uno scopo preciso. Così deve essere. Questa è veramente l'unica condizione, o una delle pochissime condizioni, collegate alla riuscita. Per questo non è necessaria nessuna fede in qualcosa, non viene imposta nessuna religione. Tao è pura saggezza di vita. Se a questo punto dovessi tentare di definire brevemente il Tao, direi così: Tao è una dimensione vostra e mia. Ad esso non si accede col pensiero, può però essere vissuto molto bene e realizzato in ciascuno di noi. Capitolo 1: L'arte del non agire. La nostra esistenza quotidiana è legata a innumerevoli condizionamenti. Apparentemente noi siamo liberi, ma nel nostro intimo sentiamo che questa libertà è un sofisma, che noi siamo vincolati da ogni parte alle regole del gioco, della società, ai pregiudizi della nostra razza o nazione o al livello culturale a cui apparteniamo. Forse ci siamo legati a un partner, oppure professionalmente o religiosamente siamo disperatamente chiusi in una qualche forma. La quotidianità umana è impegnata da millenni di pene, preoccupazioni, costrizioni, malattie e miserie. Anche là dove apparentemente il mondo è in ordine ci sono problemi. Sì, i problemi sono normalmente travolgenti, malgrado il temporaneo prevalere della luce del sole nella vita. In questo voi e io difficilmente costituiamo una eccezione. E se ora qualcuno si rivolgesse a voi con l'audace osservazione che potreste superare tutte le difficoltà e le strettoie della vita solo imparando a vivere esclusivamente nel presente e a guardare svegli e attenti negli occhi i vostri problemi? Spontaneamente liquidereste ciò come assurdo, lo relegereste in una zona al di fuori della realtà. Confinandolo fuori dalla realtà avreste in parte perfino ragione, e precisamente oltre la vostra realtà, perché quella che voi considerate realtà non ha alcuna relazione con la realtà obiettiva.
La nostra vita scorre secondo un modello di pensiero creato da noi, in cui si manifesta la somma delle esperienze fatte o acquisite. Ciascun avvenimento che ci riguarda viene confrontato e analizzato secondo i punti di vista di questo modello di pensiero. Solo quando voi comprenderete che il modo con cui giudicate il mondo e la vostra esistenza è prevenuto e completamente sbagliato, sarete ricettivi per la grande saggezza del vivere nel flusso del Tao. Ciò che questo significa in pratica deve esservi spiegato di seguito in modo completamente chiaro. Soluzioni geniali stupiscono di regola per la loro semplicità. La soluzione proposta per tutti i nostri problemi vitali si direbbe molto semplice. Così che può sembrare che dietro a ciò non ci sia né energia né efficacia. Ma questa impressione inganna. Il bello del Tao è che non si deve credere in niente, che non sono prescritti oscuri esercizi, che non ci sono strette prescrizioni morali per il successo, bensì che il Tao venga vissuto e voi possiate sperimentarne il potente effetto nel modo più semplice. Provandolo. Permettete che vi parli brevemente cinese. Wu Wei. In queste due sillabe è contenuto l'intero segreto dell'arte di vita del Tao. Tradotto letteralmente significa più o meno non far niente, non agire. Con ciò non si dice assolutamente che si dovrebbe essere pigri, indecisi o indolenti. La finezza del Wu Wei è difficile da esprimere con poche parole. Nel suo senso più profondo, Wu Wei significa che nelle nostre decisioni noi non dobbiamo agire contro la nostra autorità interiore, cioè il Tao. Noi siamo soliti affrontare le sfide della vita con i mezzi insufficienti del nostro intelletto, della nostra esperienza. In questo modo noi abborracciamo ogni volta il nostro pensiero con forze non accessibili, che possono risolvere non solo meglio i nostri problemi, ma che sono in grado di scandagliarli in una maniera completamente diversa. Se potessimo imparare a praticare questo Wu Wei, noi smetteremmo immediatamente di lambiccarci il cervello con i nostri problemi, di analizzarli e di ricercare soluzioni. È del tutto sufficiente guardare esattamente il problema, senza rifletterci su, senza analisi. Il resto possiamo affidarlo tranquillamente al Tao. Quando diventa necessario il nostro intervento diretto, consigliamo l'impulso spontaneo all'azione attraverso una forte intuizione. L'intuizione, come noi usualmente la intendiamo, descrive solo inadeguatamente il processo, poiché si tratta forse molto più di un dialogo interiore che diventa un'abitudine per colui che ha imparato a vivere nello spirito del Tao. Ciò che qui cito come esempio prova il suo senso solo quando la vita viene giustamente vissuta come totalità. Per la padronanza di questa vita non viene richiesta neppure una singola abilità che non sia già a nostra disposizione. A dire il vero, la maggior parte degli uomini hanno disimparato a servirsi dell'una o dell'altra di queste capacità. Nessuno dei provvedimenti che vi indico nel corso di questo libro richiede impiego di energia. Se giustamente usate queste capacità si sviluppano addirittura in modo indescrivibilmente facile. Questa facilità è espressione di una energia straordinaria che è latente in ciascuno di noi. Se seguite i consigli dati e constatate che ciò vi affatica, allora questo è un segno sicuro che fate qualcosa di sbagliato. In seguito ci occuperemo dei nostri problemi con coscienza, nel presente, passato e futuro. Però io vorrei far subito notare che il Tao può essere vissuto e realizzato solo nel presente, quindi di volta in volta, nel momento stesso.